Un minuto al via, anche meno, adesso siamo sui 55-50 secondi, è la ottava prova di questo Italiano Meteor 2022, siamo sul Lago Maggiore tra Maccagno e Canobbio e è la seconda prova del giorno 3 e c'è sempre questo splendido vento da sud, l'inverna che rimane di una costanza bellissima, 13 nodi, 12, 13 con qualche occhetta sulle ondine, veramente molto bella. Corrente direi che non ce n'è sul lago, vero presidente? Sul cambio di vento da nord a sud c'è un po' di corrente, ma se no non è perché vedo anche importante. Per esempio ho visto una partenza dell'Europa Cup dei laser a Torbole con le barche comitato e pin messe di traverso rispetto al vento. Eccola la partenza, vediamo, 4-5-1, ai ai ai, 4-5-1. C'è un richiamo individuale e l'indiziato potrebbe essere davvero 4-5-1 perché a occhio, io a vederlo da qua, mi dava questa impressione. Prua a destra, prua a destra. Scusami. Ecco qua. E già le prime virate, vira subito 4-1. Allora, questo secondo racconto della regata, questa seconda telecronaca, cercheremo di viverla il più possibile da dentro, diciamo, magari, no? Seguire magari in particolare qualche barca, senza, al di là del fare la cronaca, che comunque serve sempre, però raccontare qualche aspetto tecnico di quello che accade. Intanto 783 che sono i due ragazzi di Gin, due ragazzi di 17 anni, pensate, sono dal punto di vista della classifica sono indietro. Adesso ci dobbiamo spostare perché abbiamo una barca vicinissima a noi. Quindi i ragazzi del Gin, forse anche loro erano fuori e hanno fatto una manovra per ritagliare la linea di partenza, non ne siamo sicuri. Comunque 4-0-1 e questi invece sono 34. Allora 34 merita un discorso perché è il numero velico più antico iscritto, e la barca si chiama Marameo, anche loro li abbiamo visti in banchina, li abbiamo intervistati e... è un bel equipaggio, sono tre persone e la prodiera è giovanissima, si chiama Charlotte, ci ha raccontato il suo lavoro a prua della barca e qui vediamo passarcelo vicinissimo, un'inquadratura molto bella, vedete, il proprio perfetta, questa è la bolina del Meteor, guardate, l'onda che fende, la prua che fende le onde, la barca sbandata il giusto, timoniere concentrato il giusto, il centro barca che regola la scotta del fiocco, la prodiera con il salvagente all'altezza della tuga sopravento, 12-13 nodi di vento e veramente sensazione di gran bella veleggiata in questo momento con questa immagine. Questa telecronaca, al di là dei risultati, vi vuole portare dentro alle sensazioni di navigare su un Meteor, a un campionato italiano, ma comunque su un Meteor, su questa barca intramontabile. Noi abbiamo usato pure il termine leggendaria perché Van de Stad l'ha veramente azzeccata questo 6 metri. Quadratura della flotta, nuovamente vedete come la prima regata del giorno, una volta partiti con muro a dritta la virata è quasi immediata e si va muro a sinistra e quindi noi andiamo a vedere come procede questa prova. Diverse tecniche per stare sopravento e tenere piatta la barca, guardate. C'è chi lo fa con maggiore enfasi, diciamo, e chi invece con più stile. Ci spostiamo qui avanti, vediamo, ecco, queste due barche, Basilico. E 401, che è la barca di prima, che sta andando molto bene. Questi siamo un po' nella parte alta della classifica di questa prova, secondo me. Un bel incrocio pericoloso con una virata di 672 che ha costretto Renello, questo Renello.it 567 a una poggiatona per evitarlo. Adesso vediamo se vira anche lui, vediamo un attimo. Perché evidentemente c'è stato uno scarso per chi navigava muro a sinistra. Vediamo che loro ci guardano, noi guardiamo loro perché siamo in attesa di una probabile virata. È passato sulla loro prua Pecora Nera,
Eccoli che virano, seguiamo la virata così almeno raccontiamo anche la virata. Guardate che dentro c'era la prodiera di Gina, questo è il nome di questo Meteor, che stava probabilmente preparando lo spinnaker e stava in cabina, avevamo intravista. Bellissima la virata, adesso sono loro che hanno mura dritta e devono far poggiare 619 che passa proprio al millimetro, bellissimo incrocio con 619. Eccolo qua, anche qui ci salutano, una prodiera con il cappello e adesso guardate quanto siamo vicini a Basilico, guardate Basilico, eccoli qua, protagonisti a Talamone. C'è un incrocio tra Basilico e Pecora Nera che potrebbe essere importante perché fa capire la situazione di questa prova. Basilico con il timone verde, fa scena, molto bello. D'altra parte il Basilico è verde, passa Pecora Nera a prua di Basilico anche con le mura a sinistra e adesso la Breva sta dando delle belle raffichette abbastanza da direzioni diverse. Scusate, l'Inverna, ho sbagliato clamorosamente il nome. La Breva è sul lago di Como poi, no? Assolutamente sì. Allora, adesso l'Inverna ci dice Enrico Negro di spostarci perché siamo decisamente... Oh mamma mia, incrocio pazzesco tra Enrico Negri che non aveva visto perché era arrabbiato con col nostro gommone della telecamera e non aveva visto l'incrocio, però adesso l'incrocio fortunatamente è andata bene, non si sono sfiorati ma non si sono neanche toccati gli alberi, è stato un momento delicato ancora. Comunque Nico Negri sempre nel gruppo dei primi 5 in questa prova, questa barca che ha incrociato era 401, mura a sinistra, mura a destra, vedete che le raffichette si fanno sentire e bisogna anche portare la barca su ogni raffica, qui c'è anche un po' il discorso del timone, del tenerla piatta, fondamentale, quindi lo stile in cui tengono piatta la barca diventa fondamentale. A questo punto andiamo alla boa di Bolina così evitiamo altri improperi. Affollatissimo passaggio alla prima bolina, molto affollato, più della precedente. E comunque passa primo Silvio Sambo, Angie 585 e secondo mi sembra che sia Serbidiola, vediamo se non ci sbagliamo. E adesso però al di là, ripeto, abbiamo detto che questa cronaca più che dei risultati ci interessa osservare, raccontare, spiegare, descrivere quello che avviene. Sì, è Serbidio, l'Enrico Pucci che passa secondo. Issata, vediamo l'Issata. Allora, il vento mi sembra che abbia dato ancora un po' più a sinistra, quindi la poppa passa intanto Pecora Nera al terzo posto. La poppa che già era stata, attenzione che qui si orzano l'uno con l'altro, vedete che c'è un laugh in match, un duello all'orza che continua. Dove vuole arrivare Basilico? Addirittura Basilico torna indietro, vira, poi stramba e si rimette, ha perso 1, 2, 3, 4, 5 barche sicuramente, 5 barche, situazione particolare. Adesso passano, e intanto Enrico Negri se la prende con una prodiera, perché adesso Enrico Negri in quella situazione di quell'incrocio, Issata dello SPI, è stato più lesto di quelli che gli stanno intorno. Comunque naviga intorno al sesto settimo posto e qui c'è un'altra incrocio vicinissima, una prua, la prua di Gina che passa 567 vicinissima a Malandrina 693, poi passa Lentisco, adesso passa il presidente del circolo che sfiora la boa, veramente gli fa la barba, dopodiché viene ammainato il fiocco prima ancora che la spinna che fosse gonfio e arriva, ne succedono un po' di tutti i colori, alcuni sono più calmi, posati, misurati, danno l'idea di fare qualcosa che fanno spesso, no? Quindi il famoso allenamento, la pratica, altri invece sono concitati, la concitazione in realtà non conviene mai. È passato, adesso ricomincio da te, è passato Mario Forgione e quindi è un po' rispetto alla bella prova precedente, stavolta non si sta ripetendo, però sta, se con l'inquadratura andiamo un attimo sulla flotta di poppa, all'estrema destra, mura dritta, ma insomma come gli altri, ma più estremo a destra, quindi sta orzando parecchio, è proprio
e proprio ricomincio da te, Mario Forgione, che evidentemente vuole tentare un recupero più di bordeggio di poppa che altro, o perlomeno vediamo, altri passaggi, due barche rosse, una barca arancione. Sulla barca arancione c'è, non so se è la barca dove c'è, no, è Trigger, poi passa 35, che è la seconda barca più antica con numero velico Prodigio, e poi passa invece 689, che sono i ragazzi che abbiamo, dove c'è il papà con i due ventenni. Pensate quanto è contento questo papà. La barca si chiama Trejoli, stanno anche in una buona posizione, sono 28esimi, hanno anche fatto un 14esimo. E poi Alessandra Belvisi e Giorgio Belvisi, i figli di Fabrizio l'armatore. Alessandra ci ha detto, 20 anni, ha detto: guardate che sul Meteor c'è molta più adrenalina di quanto possiate pensare. E in effetti, vedendo le situazioni, intanto cosa succede a Tremonti, che si è fermato proprio al vento in boa di bolina, forse una virata che non è riuscita, vediamo un po' se riescono a ripartire. E dietro a tutti la barca arancione 719, era quella che vi dicevo, dove ci dovrebbe essere a bordo Biagio, si chiama Biagio? Il meteorista youtuber che ha fatto delle imprese nautiche bellissime, l'ha raccontate con dei video, anche con un libro, ha fatto un mezzo giro d'Italia con lui e il suo meteor, veramente una cosa molto bella. Qui c'è una prodiera bionda su 432 Zefiro o Zefiro. Spi bianco, fiocco nero che viene giù. A seguire Sfizio 2, Sfizio 2, anche loro li abbiamo sentiti. E va bene, sono rimaste solo due barche, noi andiamo a vedere da dove riprendere questo racconto. Bell'ingaggio di poppa, sempre, c'è sempre di mezzo Mario Forgione con gli ingaggi, guardate, ha recuperato un po', adesso Grisù è 14esimo in classifica, Enrico Orrico, altro toscano del circolo della vela di Marina di Massa, come quello del terzo in classifica, come quello di Serbidiola di Enrico Pucci, e ha passato, è andato al vento, è andato sopravento a Mario Forgione. Quindi adesso li vediamo ingaggiati un po' tutte e due. Vedete la concentrazione? Sono immobili, sembrerebbe una fotografia. Se non vedeste il mare che si muove, potrebbe sembrare una fotografia. C'è quella che Mario ha definito la mia ultimogenita, che ha la mano sul boma, regge il boma. Adesso guardate un po' la vela, poi c'è una prodiera più a prua. E poi la compagna di Mario che sta lì, che credo che sia lei alla scotta dello spi. E sì, è lei che guarda appena lo spi fa l'orecchia, lei subito cazza la scotta. Adesso Mario dal canto suo lavora un po' di randa e lavora un po' di barber, insomma c'è tutto sul Meteor, c'è tutto su questa barca, c'è tutto in queste regate, cioè c'è la famiglia, il divertimento, l'andar per mare, c'è anche una GoPro sulla poppa, sul timone di Mario Forgione, dopo vogliamo vedere se per caso ci sono, se funzionava quella GoPro, vogliamo un po' di immagini, magari mentre adesso sentite la mia voce può essere che riuscirete a vedere anche qualche immagine che abbiamo ritagliato e siamo riusciti a montarla dalla telecamera di Mario Forgione. Se non è così lo vedrete un'altra volta. Siamo proprio sulla loro poppa, ma in realtà guardate dietro lo spettacolo. Prima la boa di poppa l'abbiamo fatta guardando sottovento tutta la flotta che arrivava, quindi avete visto la scena incredibile, unica, degli spinnaker tutti gonfi che navigavano in poppa verso la boa. Adesso invece questa l'abbiamo fatta più dal centro della flotta, seguendo qualche barca. Tra l'altro un'altra nota tecnica che si è notato in queste regate, intanto vediamo la strambata di Ricomincio da te. Questa poppa, a differenza della precedente, ha visto qualche strambata in più, paio di rollatine per Mario e il suo equipaggio, che adesso va a stringere all'orza su un gruppo di almeno 6-7 meteor, quindi si va a infilare in un bel passaggio. A questo punto seguiamo il passaggio di boa di queste
7-8 barche che vanno da 167, poi c'è il 34 che è il Marameo, c'è il 680 la Pulce d'Acqua e poi c'è il gruppo. Ci passa adesso Tibolina Pecora Nera che è in lotta per i primi posti di questa classifica, sono già Tibolina Mura a sinistra ed eccolo, ecco il giro di boa, pochi metri. Più interno di tutti è 702 che quindi ha il diritto e tra l'altro è Andrea Piazza senza intoppi, quarto in generale, quindi non brillantissima per lui questa prestazione, però pensate che ha fatto tutti tranne il tredicesimo della prima prova e il diciassettesimo della sesta, un quarto, un terzo, un settimo, un terzo, quindi guarda qui, però si sono disimpegnati tutti molto bene devo dire, meglio di tutti 690 Sissi. Con lo sfondo di Canobbio e la collina verde siamo sulla ley line della boa Tibolina, sta arrivando il primo e la seconda bolina di questa ottava prova dell'Italiano Meteor e sta passando Engie, attenzione perché situazione in particolare da tenere d'occhio. 585, passa adesso Silvio Sambo, loro, lo ricordiamo, sono secondi in classifica generale e dopo 6 prove avevano 4 punti di ritardo dal leader Enrico Negri su Gollisara. Adesso Enrico Negri è sul quinto sesto posto in questa regata, non abbiamo il conteggio aggiornato alla prova precedente, comunque passa adesso 4,70 che è Serbidiola, quindi Enrico Pucci e quindi praticamente sono i toscani di massa, quindi il terzo e il secondo che sono passati in classifica generale. Adesso passa invece con 4,01 Riccardo Garzi, Circolo Velico Castiglionese, bellissimo, complimenti il suo cappellino di lana o quello che è. Quindi loro sono i 1, 2, 3 barche sono passate, vediamo il quarto che arriva adesso è Pecora Nera, mi sembra fosse terzo nella prima bolina precedente, quindi Pecora Nera adesso ha perso qualcosina, sta un po' facendo i capricci l'inverna, Davide. Sì. Dietro alle nostre spalle si vede che sta proprio imbiancando a certi pezzi, il lago sta creando dei momenti di bonaccia, forse sono quelle nuvole là sopra che stanno un po' ingarbugliando le acque. Vedi i cambi di vento, questi erano in ley line e invece adesso devono fare uno stocchetto per fare la boa. Dovranno fare, vediamo un attimo, 7-8-1, la virano, fanno una virata proprio sotto la boa, sono Matteo San Piero, Basilico, doppio stocchetto per fare la boa e la stessa cosa la fa Enrico Negri, 4-3-0 e sicuramente questo è stato uno scarso di vento, non compreso ma non previsto perché sta succedendo che l'inverna sta calando drasticamente. Adesso c'è un incrocio, deve stare attento. Sottovento di lui, sottovento a Enrico Negri c'è 575 che è invece How Lucky con Fabrizio Eusebio. Sono passati parecchi campioni italiani, tutti quelli che abbiamo detto prima, ci sono tanti titoli italiani in acqua e qui c'è un bellissimo bordeggio che adesso inquadriamo. Passa Diavolo a 4, il segretario della classe Asso Meteor, un bella 1, 2, 3, 4, 5, sesto posto in generale. Tra urla varie, improperi, saranno urla di gioia queste, comunque i regatanti le conoscono bene perché a volte sono urla tanto per urlare, così per dire facciamo un po' di caciara, facita a muina. Django passa Renello, è una classifica particolare di questa regata, una regata particolare, abbiamo visto cominciare il vento a fare qualche sorpresa dalla poppa precedente, quando siamo passati da una poppa praticamente senza bordeggio a una poppa nella quale invece c'era un bordeggio, cosa strana per quanto visto finora con l'inverna, e poi è continuato con questa bolina dove vedete molti sono finiti in spalla ma altri invece hanno preso una ley line che non si è rivelata tale, altri sono andati a finire, hanno visto che la situazione del vento saltava, sono andati oltre la ley line, adesso appunto come vi dicevo sono in spalla. C'è anche chi arriva invece mura a sinistra e questa situazione ha sicuramente rimescolato le carte, quello che vi dico, mentre passa 4-5-1 i ragazzi che abbiamo intervistato e poi passa Mario Forgione, Sissi e il resto della flotta, vi dicevo che guardando
a sud, sorge qualche dubbio sulla terza prova di oggi, perché obiettivamente il vento sta un po' calando. Però Davide, sempre noi aspettiamo della presenza a bordo del presidente Davide Ponti della quindicesima zona FIB, grande conoscitore del posto, per chiederti: è normale che alle 2 di pomeriggio l'Inverna perda colpi così, o c'è qualche motivo? Il motivo è sicuramente che si sta annuvolando, sta caricando montagna, c'è sicuramente una possibile perturbazione o qualche fronte temporalesco a nord, e conseguentemente questo va a influire, lo vediamo qua nell'Inverna, che diventa meno regolare e sicuramente più debole nella parte più a sud del canale. In questo caso cosa può accadere? Cioè, passato magari il momento di sbandamento, riesce a resistere la componente termica, o resta così perturbato e può mettere in crisi il comitato? Può mettere in crisi il comitato. Dovranno essere molto molto attenti a vagliare tutti i segnali che chiaramente il microclima ci permette di decodificare per poter definire. Ora qui è ritornata un pelino più stabile. Sicuramente a nord è ancora piuttosto di buon livello, la pressione è buona. Qui in questo punto dove c'è la boa e il disimpegno è sicuramente molto instabile la pressione, e abbiamo visto dei brandeggi piuttosto notevoli della direzione, per cui bisognerà stare molto attenti. Passa Prodige, passa Grisù, comunque, ma vogliamo dire la cosa, noi guardiamo i venti, facciamo gli esperti meteo, parliamo di federazione, ma quanto si divertono i velisti, non solo i meteoristi che adesso abbiamo qui e sono in copertina, ma i velisti quanto si divertono, quanto è bella la vela? È fantastica la vela, è fantastica. Cioè, si fa prima a dire cosa manca alla vela per essere, diciamo, no? Perché dici c'è tutto, nella vela c'è tutto, si fa prima a dire cosa manca, troviamo qualcosa che manca alla vela, un gioco. Cosa manca alla vela? Bella domanda. Io pure non mi saprei rispondere. Ci devo pensare un attimino, ovvero sì, mi vengono dei luoghi comuni che vorrei evitare. Sì, infatti. Assolutamente. Forse qualche elemento di facilitazione, si parlava ieri all'assemblea, facilitare il carrelli con il metro, li devi mettere sul rimorchio, li devi portare, il viaggio, eccetera. Però anche quella è una componente tutto sommato simpatica. Quindi facilitare in qualche modo economicamente, ma insomma questa è una barca che, abbiamo detto, è stato detto anche questo, il Meteor costa come un laser usato, no? Cioè si trova un Meteor usato come un laser nuovo e ti ci diverti in tre. Insomma, davvero è difficile trovare qualcosa. Facciamo così, tu sei presidente di un comitato regionale della federazione, io faccio il giornalista della vela, noi a questa domanda, cosa manca alla vela, non abbiamo trovato in questo momento una risposta definitiva, quindi la lasciamo come sfida a chi ci ascolta in conclusione di questa seconda diretta. Assolutamente. E vi lasciamo pure col punto interrogativo di chi ha vinto la regata, perché decidiamo di interromperla qui la diretta. Ma cosa manca alla vela per essere perfetta? Scriveteci. Tra l'altro approfitto per dire: iscrivetevi al canale YouTube di Seili, perché siamo a un passo dal traguardo dei 10.000 iscritti. 10.000 iscritti, quindi manca pochissimo. Se ci date una mano facciamo il botto dei 10.000 iscritti. Allora mi iscrivo anch'io stasera. Bravo Davide, grazie Presidente, state sempre con noi, mi raccomando, perché la casa della vela.